Assistenti familiari, badanti, giorno dopo giorno invecchiamo, ma chi si occuperà di noi quando saremo anziani? Bella domanda. Intanto, sempre più spesso, tante famiglie, per assistere i propri anziani non più autosufficienti, si trovano costrette a fare i conti con l'assistenza domiciliare. In tutti i paesi sviluppati l'aspettativa di vita aumenta. Nel 2050 la popolazione italiana con almeno 80 anni sarà di 7,9 milioni. L'Italia è il paese con la popolazione più anziana insieme al Giappone e alla Germania. La Silver Economy, detta economia d'argento, è l'economia che si basa sulla parte più anziana oltre i 65 anni della popolazione. Con l'incremento della domanda di cura si muove di conseguenza il business privato nell'assistenza domiciliare. Il pubblico dunque non riesce a coprire la domanda che arriva dalla popolazione. Sempre più spesso il pubblico affida le strutture di assistenza in gestione ai privati o accredita i posti in convenzione. In questo modo il pubblico, con l'assistenza a carico dei privati, risparmia circa 6,7 miliardi di euro all'anno. Le famiglie escluse dal sostegno pubblico devono quindi rivolgersi al privato. Ma l'assistenza privata rischia di aprire nuove problematiche, come l'impoverimento economico delle famiglie. Inoltre, per gli anziani che non riescono più a far fronte o a sostenere i costi, esiste il rischio della povertà e della solitudine, che in alcuni casi sfocia in tragedie della disperazione. Un problema questo sempre più crescente e destinato ad aumentare nei prossimi anni. Per le famiglie che spesso si devono far carico di questa spesa si pone il problema di chi chiamare ad assistere i propri cari. Sempre più spesso chi non manda i propri anziani in struttura finisce col fidarsi del privato e del passaparola, col rischio di non avere nessuna garanzia sulla professionalità. Gli assistenti familiari non devono sostenere esami, scuole, certificazioni e spesso chi fa questo lavoro non parla neanche la lingua dell'assistito. I lavoratori domestici ufficialmente sono oltre 800.000, ma la stima è di circa 2 milioni. Ma quali sono le ricadute sui lavoratori? Altro anello debole di questo sistema. L'Italia è il paese principale al mondo per questo tipo di migrazione economica. La sindrome Italia è un quadro psicopatologico con depressione e ansia che colpisce le donne costrette a vivere in realtà diverse dalle loro e ad accudire anziani non autosufficienti per molte ore al giorno. Un sistema, quello dell'assistenza familiare, molto spesso soggetto a irregolarità. Diverse indagini delle forze dell'ordine hanno portato alla luce numerosi casi in tutta Italia di caporalato internazionale, truffe, lavoro nero, evasione fiscale, evasione dei contributi INPS e INAIL, immigrazione clandestina, intermediazione illecita di manodopera. Ma anche nei casi di lavoro regolare, i contratti che vengono applicati molto spesso finiscono per comprimere le condizioni dei lavoratori. Questa è la situazione generale. Poi esistono alcuni comuni in Italia che cercano di regolamentare questo lavoro. Anche se un settore così delicato come quello dell'assistenza familiare non dovrebbe essere lasciato in mano al mercato e al privato. La distorsione che si è creata è evidente e la sanità pubblica dovrebbe intervenire per regolamentare questo settore nell'interesse della collettività.